Ciao bambini, oggi vi voglio presentare questa signora che si chiama, pensate un po', Apollonia. E la storia che vi voglio raccontare si intitola L'Apollonia della marmellata di Gianni Rodari. Allora, questa signora qua molto simpatica era bravissima a fare le marmellate. Faceva la marmellata con qualsiasi tipo di frutto, con le pesche, con le mele, con qualsiasi tipo di frutto. Pensate, addirittura riusciva a fare una marmellata squisita anche con i ricci delle castagne. E secondo me, come dice Gianni Rodari, se gli avessimo dato anche dei sassi, lei sarebbe riuscita a fare una marmellata meravigliosa. Un giorno l'imperatore, passando per il paese dove l'Apollonia abitava, volle assaggiare la marmellata. E Apollonia naturalmente gliene diede un piattino. Ad un certo punto l'imperatore disse: "Beh, che schifo!" Perché dentro la marmellata c'era caduta una mosca. Allora l'Apollonia rimase un po' lì per lì e poi disse all'imperatore: "Ma se la marmellata fosse cattiva, la mosca non ci sarebbe caduta dentro." E quindi l'imperatore si arrabbiò talmente tanto che decise di punire severamente l'Apollonia. Ma tutto il paese, tutti gli abitanti si ribellarono e dissero all'imperatore che se avesse punito l'Apollonia, loro avrebbero invece punito lui. E quindi, perché dovete sapere bambini, che di teste per fare l'imperatore magari se ne possono anche trovare, ma di mani d'oro e preziose come quelle dell'Apollonia è difficile trovarne. E quindi l'imperatore dovette fare il suo fagottino e andarsene via. Ok bambini, allora visto che io oggi mi sento un po' come la signora Apollonia, ho deciso di fare con voi, pensate un po', un intruglio, una specie di marmellata, però mi raccomando, non è da mangiare questa, è soltanto un pasticcetto. Allora, per fare questo intruglio ci vuole una scodellina, vedete, di vetro oppure di plastica, un cucchiaio di plastica, della colla vinilica come questa, delle tempere colorate, il colore che volete voi, dei brillantini, la schiuma da barba, pensate un po', e io vabbè ho messo il liquido della lavatrice, cioè il detersivo liquido della lavatrice dentro questo bottiglino per non fare pubblicità, però ci vuole appunto del detersivo liquido per la lavatrice. Allora, cominciamo a fare il nostro pasticcio. Allora, prendiamo la nostra ciotolina e la colla vinilica, ok? E mettiamo, pensate un po', due cucchiai di vinavil dentro la nostra ciotolina, così, in questo modo. Ecco qua. Poi decidiamo di che colore vogliamo fare il nostro intruglio. Io lo faccio oggi, lo voglio fare rosa, quindi metto una puntina di tempera rosa, cioè rossa, scusate, dentro il mio vinavil e guardate un po', inizia a mescolare, guardate che bello già tutto questo intruglio qui, ecco qua, e mescolo bene in modo che la tempera si amalgami bene con il vinavil. Ok, poi se lo volete fare un po' più scuro aggiungete il rosso, logico. Poi aggiungo anche un po' di brillantini, così, e mescolo di nuovo in questo modo, giro giro, poi udite udite aggiungo la schiuma da barba, ecco qua, così, ecco fatto, e mescolo di nuovo, sembra panna. Mi raccomando, non mangiatela, perché è abbastanza schifosa. E mescolo bene, tutto così. Oh, e per ultimare il mio intruglio, devo mettere il detersivo liquido per la lavatrice. Però il detersivo liquido per la lavatrice lo dovete aggiungere poco per volta, quindi un goccino, così, e poi mescolate. E vedrete che piano piano
Guardate cosa succede. Il tutto si solidifica. Aggiungo ancora un goccino e mescolo. Secondo me avete capito che cosa sto facendo. Non sto facendo la marmellata della signora Pollonia, sto facendo lo slime. Guardate un po' cosa succede. E dovete mescolare, non dovete mai stancarvi di mescolare. Mescolate per bene. Vedete? Guardate un po' cosa è uscito fuori. Se volete aggiungete ancora un po', un goccino, e mescolate. Ora, quando avete mescolato per bene, vedrete che ad un certo punto, anche se lo toccate, non vi sporcate più le mani. Vedete? E quindi ci potete giocare e fare tutte le forme che volete. Un consiglio: se volete, potete mettere questa schifezza qua dentro il frigorifero, però visto che fa un po' schifo, invece di metterla dentro il frigorifero, visto che fa particolarmente freddo in questo periodo, lo potete mettere un paio di orette sulla finestra fuori, che prende un po' di fresco. Vedrete che il risultato sarà ancora migliore. Allora, io vi saluto, spero che questo pasticcio vi sia piaciuto e vi aspetto il prossimo giovedì con un'altra storiella di Gianni Rodari. Ciao a tutti!